mostra Emozioni in Movimento è un esordio d'artista. Nasce dall'esigenza di esprimere delle emozioni a lungo coltivate nelle profondità dell'animo, che sono emerse via via in questi anni che io chiamerei della maturità personale e che quindi hanno sollecitato e poi trovato una strada per esprimersi. Le tematiche principali di questa mostra sono legate quindi all'esperienza della mia femminilità. Per quanto riguarda la ricerca artistica, io ho cominciato con l'utilizzo dei colori con delle tinte pastellate, proprio perché sono dei colori molto delicati, che ben suggeriscono, secondo me, la descrizione delle emozioni più intime e più delicate. Composizioni materiche si possono trovare nelle opere più mature, quindi le ultime che io sono andata a creare. Un consiglio per un visitatore che viene alla mia mostra è quello di lasciarsi andare alle emozioni. Il filo conduttore del colore, per quanto riguarda le mie opere, è sicuramente l'oro, che è un colore che io ho scelto perché comunica sia la luce, sia la preziosità delle emozioni provate. Le mie sono, soprattutto le opere che vedete alle mie spalle, sono delle persone gioiello, sono delle donne gioiello. Si tratta di figure rupestri. È proprio il tentativo di ricercare quelle che sono le emozioni più vere, le emozioni primarie. E queste opere ci vogliono riportare un po' a trovare un equilibrio, quindi a ricercare in noi quelle che sono i vissuti fondamentali, le emozioni fondamentali che ci fanno stare bene e ci dicono di nuovo chi siamo, ci riportano noi stessi. Anche nella sezione della mostra, dove possiamo vedere insieme delle barche, anche lì per un acuto osservatore possiamo invece scoprire degli elementi di femminilità che sono dati sia dall'acqua, che è un elemento che attraversa tutta quella sezione, sia per quanto riguarda la femminilità, in questo caso nascosta, in quanto le vele rappresentano attraverso il vento una donna in gravidanza. Desidero ringraziare l'associazione Forma Mentis, di cui faccio parte, e il critico d'arte Raffaelli, che ha voluto darmi consigli nell'allestimento della mostra e che mi aiuta con i suoi consigli a crescere professionalmente e artisticamente.